In verità, quella volta io, Missio e il gorillino decidiamo di andare al cinema. Missio è rimasto così che da piccolo non riusciva a dire Maurizio e dunque è Missio per tutti. Il gorillino ci avete in mente un gorilla? Ecco, lui è uguale, solo più piccolo. Ma è simpatico e poi non è neanche cattivo, anche se da grande sarà peloso e sarà un operaio, che gli operai sono tutti pelosi. Io niente, lasciatemi perdere che potrei diventare cattivo, meglio che sto con loro, che ci capiamo loro. Dunque, il rischio di andare al cine è che si incrocia il prete che ti chiede perché non vai a messa a fare la carestia e le opere di castità che lo Spirito Santo ti controlla, ma il più grave è che trovi quelli di via della Bufolara che ti aspettano. E allora sono guai perché tirano fuori le fionde con gli elastici ritagliati dalle camion e d'aria dei camions. Fanno un male quando ti beccano i proiettili che in genere sono le marole delle albicocche o peggio delle pesche che sono più grosse, arrivano che fischiano. Se no quando sono buoni ci mettono dei chicchi d'uva rossa o dei pomodori che ti arriva una sproda che ti spadassa addosso e non va più via dai vestiti così la mamma ti dà il resto. Ecco, quella volta io, Missio e il gorillino decidiamo di andarci al cinema. Ma prima ci andiamo bene, che non si sa mica mai. Così se arrivano quelli là, glieli facciamo vedere. Insomma, tre fucili a elastico, che dopo ti spiego come si fanno e come funzionano. Anzi, te lo spiego adesso, che se non li sai usare, quelli sparano all'incontrario e ti ceccano minimo un occhio. Dunque, prendi un bastone di legno quadrato e ci pianti un chiodo vicino alla punta, come un mirino. Poi levi dall'altra parte una molletta di legno, di quelle da bucato che la mamma ne ha tante, che è uno più uno meno, e la leghi con tanti giri di elastico, poi gli fai altri giri con un altro elastico che stringe forte i denti della molletta. Quelli che devono tenere stretto un altro elastico, ma mi sono perso, ricomincio. Il colpo del fucile a elastico è un elastico che si fa con gli anelli di gomma di una camera d'aria da bicicletta, incatenati insieme fino alla lunghezza giusta che tirati sono ben tirati finché un po' il rosso della gomma cambia colore e si bianca. Ecco, quella catenella di elastici l'attacchi al chiodo nella punta del fucile e la tiri fino alla molletta che è il grilletto del fucile e la apri a fatica perché è stretta dagli elastici e tiene bloccato dentro il colpo da sparare. E quando schiacci che apri la molletta senti un suono di calabrone che quando batte la catena di elastici e dove prende la pelle diventa viola subito. Poi ci avevamo nelle tasche di dietro le fionde che non si sa mai. Le forcelle le avevamo scelte bene tra i rami di Gaggia, dietro la ferrovia dove andavamo a fare gli acrobati sui rami nuovi di salice lungo i fossi. Le fionde noi ci abbiamo messo gli elastici rossi ritagliati dalle camere d'aria delle ruote di biciclette che sono più morbidi di quelli neri d'automobile che ci vuole più forza, ma quelli rossi sono più veloci e arrivano più lontano. La culatta da metterci il proiettile, quella sì, può essere di camera d'aria, da camions. Le cerbottane anche ci servono, che se vuoi fare degli scherzi dai secondi posti, come tirare sulla melona di quelli che stanno nei primi è forte, e quando gli arriva il collo di carta ci restano male, ma non ci mettiamo lo spillino nella punta. Allora arriviamo al cine, noi tre, con i fucili nascosti e le fionde, e le cerbottane e tutto quanto. E al posto della bigliettaia c'è il prete che gli diciamo biglietti e lui mettete giù quella roba che non ne voglio più sapere, ma sono quelli della bufolara, gli dico, e lui perdoni il prossimo tuo. E io mi guardo indietro e non c'è nessuno, così non so chi perdonare, e lui mi dice non fare il furbo. Io non sopporto di essere furbo perché i furbi non sono mica intelligenti, allora gli dico ai miei amici, noi non ci andiamo più al cinema. Così ho chiuso col prete e col calcio, che sono la stessa cosa, cioè una fede. La sera ritorno con un cacciavite che
che tanto il prete la porta del cimitero non la chiude mai a chiave, e svitto una sedia e me la porto a casa. Pesa, ma bisogna stare attenti a come la prendi con le mani, che sotto il sedile è piena di calcoli sicuro, e sopra rischia che ci sono appiccicate delle gomme da masticare, che quando non sanno più di niente si attaccano sopra i sedili, che poi si capisce se si siede un grande dalle madonne che tiene quando si alza. Mentre le calcole, il suo posto è sotto, così seccano con calma. Ecco, me la porto a casa e la metto in camera mia, così il cine me lo sogno senza biglietto. Anche ce l'ho, ancora ce l'ho in camera mia. Anche oggi mi siedo lì a sognare, e il film sono io. Ecco perché a me piace il cine.